senso, però credo che in questo paese se si è commesso un errore è di aver ascoltato troppo poco i medici e troppo i teorici. Questo è evidente, basta guardare la composizione del comitato tecnico-scientifico che ha fatto prendere le scelte più importanti al governo, è costellato di teorici e quelli almeno nella fase 2, ora nella fase, diciamo nella pre-fase 1. Poteva anche andare bene che ci fossero gli epidemiologi, gli igienisti, ma che nel comitato tecnico-scientifico della fase 2 ci fosse forse solo uno pneumologo e neanche uno di quelli che aveva visto più casi, perché se mettiamo insieme tutti i casi di Roma fanno un terzo dei casi che ha visto l'ultima delle province lombarde, allora francamente questo mi fa pensare. Perché di una malattia infettiva e di una malattia infettiva contagiosa che colpisce i polmoni devono parlare i medici. E quindi i consigli li devono dare i medici. E questo, secondo me, è probabilmente mancato, soprattutto mi consenta, nella velocità delle decisioni. Perché noi abbiamo deciso di chiudere l'Italia da un mese all'altro, ma non l'ha fatto nessuno al mondo. Cioè, un conto è dire, va bene, chiudiamo l'Italia 2 settimane, che è il tempo di incubazione massimo di questa infezione, ma noi abbiamo fatto delle chiusure che sono durate un mese. E quando anche eravamo pronti per ripartire, avete detto, ma dovevamo riaprire il 4 di maggio. Cioè, questo ha creato un grande problema, perché, da una perché è evidente che si è creato un cortocircuito economico, psicologico, sanitario, perché guardi, io non entro nella parte psicologica dove Luca è più bravo e nella parte economica dove lei è più brava, entro in quella sanitaria, ma io nelle ultime 2 settimane ho riaperto l'ambulatorio di malattie infettive, ho visto 5 casi di HIV e di AIDS in una settimana che non vedevo da 10 anni. Ho visto gente con la tubercolosi di cui nessuno si è occupato, sospendere le terapie, perché noi abbiamo detto basta, noi ci interessa solo il Covid, il resto andate pure tutti a morire. Per cui abbiamo visto gente che muore più di infarto. Più di... Chi ha preso queste decisioni? Come adesso andremo a raccontare a questa gente che ci siamo dimenticati di loro per occuparci di un problema che poi alla fine si è rivelato essere devastante in alcune province, ma con una letalità che finale sarà quella dell'influenza pandemica del 2009? Perché guardi, se abbiamo i dati veri che dicono che in Italia circa il 10% è venuto in contatto con questo virus, si parla di 6 milioni di casi, anche se tutti i morti che abbiamo contato come per coronavirus fossero realmente per coronavirus, abbiamo 35.000 casi, che io non sono mai stato forte in matematica, ma vogliono dire letalità 0,5%, identica alla pandemica del 2009, eppure nel 2009 è meglio che abbiamo fatto questo disastro. Lei faccia anche l'economista perché mi sembra che. Molto interessante uno studio israeliano che viene rivisto dalla prestigiosissima rivista Science, in cui si dimostra come la protezione naturale che si sviluppa dopo l'infezione da SARS-CoV-2 offre uno scudo molto importante anche contro la variante Delta. Quindi, chi fa la malattia naturale in qualche modo, ha una risposta immunitaria, quindi ha una risposta nei confronti della infezione più alta rispetto ai soggetti vaccinati. È un'analisi molto interessante in cui si dimostra, e non era mai stato dimostrato. Ed infatti in Sudafrica, senza alcuna vaccinazione, questa variante praticamente è diminuita solo con l'applicazione delle normali, normali regole che impediscono la trasmissione. Quindi, in Sudafrica, con lo 0,1 della popolazione vaccinata, c'è stato un calo drammatico dei casi, è praticamente il termine di questa ondata epidemica. Anche in questo caso, quindi, attenzione, antenne dritte, però niente panico e niente disperazione.